Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Questa mattina all'Aquila si è svolta la riunione urgente della Commissione Speciale Regionale che si occupa del fenomeno immigratorio, nella quale sono stati auditi i sindaci che hanno dei CAS sul proprio territorio. La Commissione ha approvato la risoluzione leghista che impegna il Governo regionale a rifiutare l'ingresso di altri migranti sul territorio. Il servizio di Giuseppe Dintino. L'emergenza sanitaria è entrata nei centri d'accoglienza e la preoccupazione è che anche qui vengano commessi gli stessi errori già commessi nelle residenze per anziani. Questa mattina all'Aquila si è riunita la Commissione Consiliare Speciale sul fenomeno immigratorio e lavoro sommerso, presieduta dal leghista Antonio Di Gianvittorio, in cui sono stati ascoltati i sindaci dei comuni dell'Aquila, Civita d'Antino, Canistro, Gissi, Civitella del Tronto, Moscufo, Pettorano sul Gizio, insomma lì dove ci sono quei CAS dove attualmente sono ospitati dei migranti che sarebbero positivi al Covid-19, tra di loro molti asintomatici, tra di loro molti minori. Questa mattina sono stati ascoltati i sindaci che hanno espresso tutte le loro perplessità dalle ripercussioni economiche alla tutela della salute pubblica, alla questione sicurezza e soprattutto che loro, così come la Regione, non erano al corrente di questi spostamenti fino a giochi fatti. Lei ha detto una cosa forte, mandate l'esercito oppure mi dimetto. Sì, io ho verificato che in quella struttura in questo momento non ci sono le condizioni di sicurezza per garantire che nessuno esca e nessuno entri, per cui è importante un presidio, tutte le entrate e tutte le uscite per garantire che non vengano contagiati anche i cittadini di Civita d'Antino. No, ci sono dei custodi che poi si occuperanno anche di portare da mangiare a queste persone, insomma io ieri sono stata lì fuori con la stampa e nessuno mi ha detto niente, io potevo tranquillamente entrare, c'è, ripeto, un'uscita anche secondaria che dà proprio sulla strada provinciale e lì non c'è nessuno. Oltre all'aspetto sanitario, che mi auguro possa essere risolto, abbiamo un altro aspetto gravissimo che è quello economico. Noi stavamo a Gissi, come penso negli altri comuni interessati al fenomeno, ci stavamo riprendendo dei periodi di chiusura con molti sacrifici. L'amministrazione comunale aveva messo a disposizione dei pubblici esercenti spazi ulteriori per poter svolgere la loro attività in assoluta sicurezza. Il paese si stava riempiendo di persone, i ristoranti erano pieni, i bed and breakfast avevano tutte le stanze prenotate. Da quando si è saputo dei 16 positivi, i pubblici esercenti si lamentano. Oggi alla Regione ho chiesto di porre rimedio ad una situazione gravissima che si è verificata sui territori, nel mio comune in particolare ho chiesto, ho rappresentato l'esigenza di un comune terremotato perché noi siamo area cratere e quindi di un territorio che già vive la difficoltà di assistenza alla popolazione, abbiamo tante persone fuori casa da 3 anni e ho chiesto alla Regione di porre rimedio a questa situazione, adesso alleggerendo la struttura, gestendo questa situazione, facendo dei cordoni, dei presidi sanitari fissi, facendo un tampone che stamattina è stato fatto per i dipendenti e soprattutto ho chiesto conto di accertare le eventuali responsabilità nella gestione di questa vicenda che sicuramente a Civitella del Tronto non ha fatto bene dal punto di vista dell'immagine turistica. La Commissione ha poi approvato 2 risoluzioni per far fronte al problema. L'assessore regionale all'immigrazione Piero Fioretti ha detto che prima che i migranti arrivassero in Abruzzo aveva esplicitamente chiesto se fosse stato effettuato già uno screening iniziale a Lampedusa per verificare lo stato di salute dei migranti che sono arrivati in Abruzzo e il problema è che poi le positività al Covid-19 sono emerse qui in Regione, quindi è stato un problema nei test epidemiologici effettuati a Lampedusa invece del consueto tampone che a quanto pare ha un'affidabilità molto più elevata, oppure i migranti si sono contagiati a Lampedusa non essendo messi in un clima di sovraffollamento nelle condizioni per non poter essere contagiati e si teme che questo possa accadere anche qui nei centri d'accoglienza abruzzesi. Abbiamo appena votato con esito favorevole le 2 risoluzioni
soluzioni, che impegna il governo regionale a far sì da subito che il governo nazionale non invii più immigrati sulla nostra regione. Domani mattina inizieremo da subito un giro ispettivo sui vari centri abruzzesi e daremo inizio dal comune di Civitella. Io in sede di riunione in prefettura ho chiesto proprio specificatamente se c'era stato un primo controllo, hanno detto che c'erano stati 150 controlli sierologici immediati e 50 tamponi, per quanto ho potuto capire al momento dello sbarco, dopodiché sicuramente sono rimasti in promiscuità con tante altre persone sull'isola e sui centri di raccolta, erano in presenza di almeno altre centinaia di persone e quindi nel momento in cui si è deciso di trasferirli in Abruzzo, come minimo doveva essere fatto un controllo nell'immediato momento in cui si stava per partire. Sono 9 in totale gli operai dello stabilimento Amadori di Controguerra in provincia di Teramo risultati positivi al Covid-19 tra una cinquantina appartenenti allo stesso turno di lavoro. I tamponi sono stati accertati a seguito della positività di una lavoratrice da 3 giorni in isolamento domiciliare. Stamattina i risultati hanno confermato la positività di ulteriori 8 persone all'interno di quel turno lavorativo e di 3 familiari della donna a Martinsicuro. La ASL, per escludere ulteriori contagi, ha deciso di sottoporre a tampone nella giornata di domani tutti i dipendenti dello stabilimento Amadori di Controguerra, che per decisione dell'azienda è stato chiuso e sottoposto a sanificazione in via precauzionale. L'azienda precisa che i casi sono asintomatici e che sin dall'inizio dell'emergenza Avicop ha adottato tutti i protocolli utili a garantire la salute dei lavoratori e assicurare la prosecuzione della produzione in piena sicurezza. Per l'Abruzzo comunque questa è stata la settimana peggiore degli ultimi 3 mesi sul fronte dei nuovi contagi. Dal 31 luglio ad oggi infatti si registra un incremento ufficiale di 92 nuovi casi che porta il totale dei contagi Covid da inizio marzo ad oggi a 3.474, tra cui 472 vittime. Oggi i nuovi casi sono stati 39. Anche a Roseto degli Abruzzi il primo cittadino Sabatino Di Girolamo ha comunicato la presenza sul proprio comune di un turista dal Veneto in transito positivo al Covid-19. Già posto in isolamento, la ASL si occuperà del trasferimento dell'uomo e della sua compagna in una struttura idonea. Vediamo. Debbo purtroppo comunicare che presso una struttura ricettiva di Roseto ha preso alloggio nella giornata di ieri in transito una persona con la compagna proveniente dal Veneto. Questa persona, poco dopo essere arrivata a Roseto, ha ricevuto comunicazione di positività al tampone Covid dalla ASL di provenienza. La ASL di Teramo sta già monitorando la situazione di questa persona e mi assicura che ne curerà al più presto lo spostamento da questa piccola struttura ricettiva in cui si trova appunto in transito nella nostra città. Lo trasferiranno in una struttura sanitaria idonea. Al momento solo la persona positiva al Covid, solo il turista positivo al Covid e la compagna sono in quarantena obbligatoria. È mancato, da quello che mi dice la ASL, è mancato il contatto stretto con gli altri ospiti della struttura, perché appunto erano appena arrivati questi due turisti e non avevano avuto nemmeno accesso nella sala pranzo e nelle strutture comuni dell'albergo. Quindi la ASL al momento ritiene di mettere in quarantena solo questa persona con la compagna e nessun altro, e ne sta curando il trasferimento presso una struttura sanitaria idonea. La struttura ricettiva sarà completamente sanificata naturalmente a titolo cautelare. Sono notizie ancora comunque frammentarie, io vi terrò aggiornato sulla situazione. Nell'occasione debbo ribadire che c'è assoluta necessità, pur in questo contesto vacanziero e festaiolo, di mantenere la prudenza, manteniamoci rigorosamente a distanza dai nostri interlocutori, almeno di 1,5 metri, 2 metri, e manteniamo la mascherina soprattutto negli ambienti chiusi.
Cambiamo pagina, settembre-ottobre, dopo la conclusione degli adempimenti tecnici decisi nell'assemblea del 29 giugno, i commissari straordinari della Popolare di Bari contano di concludere il loro mandato convocando l'assemblea che nominerà il nuovo consiglio, espressione del socio MCC, Medio Credito Centrale. E quanto riferiscono fonti vicine al dossier, secondo cui la tempistica è dettata unicamente dall'attuazione delle decisioni prese dall'assemblea che ha sancito la trasformazione in SPA e dato il via libera al piano di salvataggio grazie al fondo interbancario e ad MCC, riconoscendo agli azionisti una serie di compensazioni sotto forma di azioni gratis. Fino alla fine dell'assemblea i poteri di MCC, socio con oltre il 98% del capitale, sono sospesi. Da parte dei commissari straordinari ci sarebbe comunque soddisfazione per l'operato svolto in questi mesi con il salvataggio di una banca che rischiava la liquidazione, che ha ottenuto, malgrado l'emergenza Covid, il via libera della Unione Europea, il consenso del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ad un oneroso piano di salvataggio ed il consenso non scontato degli azionisti. All'inizio dell'autunno si dovrebbe così effettuare il passaggio di consegne con MCC, che potrà così decidere il futuro dell'Istituto Pugliese, unico grande gruppo bancario rimasto al sud. Da libro dei sogni a cassa della regione. È il destino del masterplan, secondo il capogruppo PD in Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, già assessore al bilancio nella passata legislatura. Paolucci attacca la delibera della Giunta Marsiglio che riprogramma oltre 200 milioni di fondi destinati ad opere infrastrutturali messe in lista durante il governo D'Alfonso. Vediamo. Il Partito Democratico va all'attacco della riprogrammazione dei fondi del Masterplan destinati a numerose opere messe in cantiere nella passata giunta guida D'Alfonso e operata con delibera di giunta dall'amministrazione di centrodestra guidata da Marco Marsiglio. Si va dal porto di Ortona, a cui è stato tagliato il 93% di quanto previsto in origine, circa 37 milioni, agli interventi di valorizzazione dell'ex manicomio di Teramo, a cui sono stati tagliati quasi 28 milioni. Riprogrammati anche i fondi per l'intervento sulla Maielletta e nella Piana del Fucino. Secondo il capogruppo Dem in Regione, Silvio Paolucci, si tratta di vere e proprie cancellazioni. Sono stati cancellati, scrivono temporaneamente, ma sostanzialmente a data da destinarsi, 271 milioni di euro. Il tutto perché questa giunta così lenta non è riuscita ad andare avanti su risorse che c'erano. Voglio ricordare che nella scorsa legislatura avevano detto che erano soldi inesistenti, un libro dei sogni. E oggi utilizzano quei soldi per fare cassa e destinarla altrove. Nella scorsa seduta del Consiglio regionale poi c'è stato un passo indietro sulla norma che modificava la legge urbanistica che, come spiega sempre Paolucci, non teneva conto delle osservazioni di associazioni ed ordini professionali. Abbiamo ottenuto il rinvio perché doveva ottenersi un rinvio. Troppe le associazioni che senza conoscere questo argomento non sono state audite in commissione. Troppi gli ordini e le persone addette al settore che non sono stati auditi. Tanti comuni che ci hanno sollecitato a poter partecipare e condividere una norma che cambia il volto di un territorio. Bocciato infine il sostegno economico ai comuni interessati dal passaggio del Giro d'Italia. Ma sì, fanno un emendamento per dire 400 milioni di euro per eventi sportivi a destinazione turistica. Io penso che tra i più importanti, forse il più importante, è proprio il Giro d'Italia. Una due giorni con 200 paesi collegati e diversi comuni toccati insieme a tantissime altre aree della nostra regione. Il Giro d'Italia è tornato in Abruzzo con l'assessorato allo sport che guidavo nella scorsa legislatura, ha fatto tappa ogni anno, è la prima volta che viene bocciato un emendamento, peraltro su un capitolo che hanno istituito a quel fine per finanziare, per dare un contributo ai comuni. La cronaca adescava minori online e si faceva mandare anche dietro minacce, foto e video osè che poi usava per fini pedopornografici. Protagonista un ragazzo di 25 anni del Teramano, arrestato al termine di una indagine dai carabinieri di Scandiano in provincia di Reggio Emilia, indagine coordinata dalla procura distrettuale di Bologna. L'indagine è partita ad aprile dopo la denuncia di una ragazza del Reggiano per adescamento su internet. La vittima, minore, è stata contattata in un gruppo
al quale era iscritta sulla app Telegram. Un utente le ha chiesto l'invio di foto e filmati intimi, minacciando di ucciderle la famiglia se si fosse rifiutata. Ottenute le foto ma bloccato, l'adescatore è tornato alla carica sotto un altro profilo, minacciandola nuovamente anche di diffondere le immagini già in suo possesso. Identificato l'autore delle richieste, i carabinieri di Scandiano hanno perquisito l'indagato e sequestrato smartphone e PC. L'analisi del materiale informatico ha portato alla luce un ingente materiale pedopornografico, alcune centinaia di foto e una ventina di video con immagini non solo della minore che ha sporto denuncia, ma di altre ragazzine minorenni, tra cui un'altra già identificata. Numerose anche le chat a sfondo sessuale avute dall'indagato con numerose altre ragazzine in corso di identificazione. Il 25enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica ed è ai domiciliari con il divieto di utilizzo di qualsiasi strumentazione che possa accedere ad internet. È accusato di pedopornografia, adescamento di minori e detenzione di materiale pedopornografico. Tornano le proteste degli allevatori per i prezzi bassi del latte pagato ai produttori, un basso costo che però non si rifletterebbe sul prezzo che i consumatori trovano sullo scaffale. La proposta degli allevatori, che approderà in regione, prevede un contributo di 5 centesimi al litro per far sopravvivere i piccoli allevatori regionali. Vediamo. Il problema è che a fronte di questo abbassamento del prezzo che c'è stato nel mese, soprattutto durante il periodo del lockdown, c'è stato un innalzamento del costo del prodotto finito sul bancone e quindi è evidente che c'è stata qualche attività di natura speculativa da parte di qualcuno, perché se una mozzarella o un formaggio costa 10, 20, 30 centesimi o addirittura 40, 50 centesimi in più a fronte di un deprezzamento della materia prima, è evidente che insomma le due cose non stanno, perché vengono penalizzati non solo i consumatori ma anche i produttori. Molta gente di città non sa il lavoro che svolge un allevatore. Praticamente noi siamo impegnati 365 giorni l'anno. Se già come nella mia piccola azienda siamo i due fratelli, qualche festivo ce lo possiamo fare, se no noi dobbiamo andare in stalla Pasqua, Natale, 15 agosto, non esistono feste. Dobbiamo, quando l'allevamento è abbastanza grande, dobbiamo avere anche degli operai che ci danno una mano. Gli operai hanno la famiglia, vanno pagati. Quando il prezzo del latte è così ristretto, tu devi alimentare gli animali in un modo giusto, perché il latte è controllato e d'alta qualità. E alla fine, quando vai a stringere, quando paghi tutto, la corrente, l'acquedotto del ruzzo, come si fa a lavorare a queste condizioni? La proposta che noi stiamo mettendo in campo e che diventerà una proposta ufficiale con una risoluzione che presenterà il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Sant'Angelo, si basa su due cardini fondamentalmente. Il primo è quello di far sì che la regione si faccia carico di contribuire con 3, 4, 5 centesimi al litro per far sì che le attività di produzione del settore latteare e caseario ottengano la possibilità di mantenere la concorrenza di un settore dal quale rischiano di essere completamente messi fuori, visto i prezzi al consumo, i prezzi diciamo concorrenziali che si sono costruiti, creati nel mercato e che attualmente risultano a 36 centesimi al litro. E il secondo, che è collegato fondamentalmente al primo, è chiaro che mantenere la competitività grazie ad un rimpinguamento pubblico per garantire il prezzo del mercato del prodotto locale serve all'Abruzzo a mantenere e a difendere il prodotto autoctono, che chiaramente potrebbe essere più facilmente vendibile e meno aggredito da parte del mercato e di prodotti appartenenti o provenienti da altri settori. A 11 anni dal sisma del 2009 e a 7 dalla nascita dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, Montebello di Bertona nel Pescarese inizia a raccogliere i primi frutti. Vediamo quali nel servizio di Stefano Recanati. Giornata storica per Montebello di Bertona, che è stata definita così dal sindaco Gianfranco Macrini, che ieri ha avuto l'onore di tagliare il nastro e consegnare ai suoi abitanti tre nuove opere duramente danneggiate dal terremoto di L'Aquila 2009. È da troppo tempo che i cittadini attendevano questa riconsegna di questi spazi
specialmente adesso con i distanziamenti questo spazio era necessario veramente. Sono contentissimo di ridare alla cittadinanza, ma soprattutto ai ragazzi della scuola, queste strutture per poter vivere il loro tempo libero. Purtroppo l'inverno è lungo qui a Montebello, quindi per fare attività fisiche oppure tutto ciò che necessita la struttura della scuola, noi non avevamo questi locali, e ringrazio nuovamente l'amministrazione di Farindro che ci ha dato questa opportunità. Gli interventi per circa 2 milioni e 100 mila euro hanno riguardato il nuovo centro polifunzionale, il parco comunale e il consolidamento del versante nord del paese. I lavori sono stati finanziati dall'USRC, ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere. Visto nel complesso, nei comuni del cratere stiamo su percentuali che si aggirano mediamente attorno al 36%, ci sono comuni che stanno più avanti e superano il 50% di ricostruzione e altri che stanno un po' più indietro, che scontano magari soprattutto nell'alta valle del Laterno in provincia dell'Aquila e nella zona del Teramano scontano l'effetto del sisma del 2016. Montebello si pone un po' a metà strada fra queste percentuali, sicuramente c'è tanto lavoro da fare, ma sicuramente quello che rimane da fare è molto meno di quello che è stato fatto fino ad ora, quindi abbiamo superato anche in questo comune il 50% come avanzamento della ricostruzione. Però, come dicevo prima, va citato proprio come esempio per come sta portando avanti la ricostruzione pubblica. Si è chiusa con la condanna di Saga al pagamento degli stipendi e dei danni la vicenda dell'appalto per la pulizia dell'aerostazione di Pescara. L'UGL denuncia il mancato accordo stragiudiziale che avrebbe fatto risparmiare soldi pubblici, essendo Saga una partecipata regionale. Il servizio di Alfredo Primante. In un momento di difficoltà economica quale quello che stiamo vivendo, non avere arretrato degli stipendi significa aver accumulato ulteriori debiti. Si è chiusa con la vittoria dei lavoratori rappresentati dalla UGL l'avvertenza Unilabor Ciclat connessa all'appalto per la pulizia dell'aerostazione di Pescara esternalizzato dalla Saga e per il quale il sindacato aveva proclamato lo stato di agitazione nel 2019 per il mancato pagamento dei dipendenti. Una vicenda che si trascinava dunque da anni e che si è chiusa con sentenza dello scorso 31 luglio. Gianna De Amicis, segretario UGL Abruzzo. A un certo punto la Ciclat non paga più i dipendenti. A questo punto, dopo varie traversie e cose varie, la Saga decide di bloccare l'appalto e subentra un'altra, ma rimangono da pagare stipendi maturati e non, come dicevo, pagati. Noi come sindacato abbiamo interessato il committente Saga, così come da normativa vigente, che è responsabile in toto per il pagamento. Questo non è avvenuto. La Saga era certa che non ne avesse responsabilità in toto, per sempre questioni legate alla vicenda Unilabor vincitrice, poi azienda consortile Ciclat, e la Saga è stata condannata anche a risarcire, oltre che a pagare, a risarcire i dipendenti. Allora noi abbiamo in questo la motivazione, ci chiediamo perché utilizzare i soldi pubblici quando si sarebbe potuto addivenire un accordo? Disagi alla viabilità nel centro storico di Chieti, la denuncia da parte del candidato sindaco Paolo De Cesare, e anche alcuni esercenti hanno avuto problematiche per il restringimento di una carreggiata che impedisce il regolare flusso delle auto. Vediamo. Un'altra situazione di incuria qui a Chieti ormai da molti anni, stavolta in centro. Assolutamente in centro, una delle vie principali di viabilità della città, del centro storico, c'è questa situazione di evidente pressappochismo, di incuria e di menefreghismo che persiste almeno da un paio di anni. Non si sa quando vorrà essere risolta dall'attuale amministrazione, visto che, ripeto, crea parecchi disagi al traffico cittadino. Un tema questo quindi che non riguarda solamente le periferie? Assolutamente no, ma Chieti è totalmente tutta in degrado, altrimenti non ci sarebbe la situazione di piazza San Giustino davanti al tribunale, sotto la chiesa con l'erba alta 1,5 metri, non ci sarebbe il municipio chiuso da 11 anni o il tunnel fermo, gli ascensori con il tunnel che collega Largo Barbella al parcheggio del Terminal da circa 13 anni. Chieti è tutta in degrado, Chieti ha bisogno di ripartire, ha
bisogno di risposte concrete e noi siamo pronti a darle. Allora, lei è un esercente, qui siamo a Chieti Centro, lì c'è un semaforo provvisorio, ormai da quanto tempo? Sono ormai 2 anni che c'è questa strada chiusa, diciamo, questo disagio. E vi crea qualche problema per la vostra attività? Beh, chiaramente c'è sempre il restringimento della corsia, quindi comunque le macchine hanno sempre difficoltà a parcheggiare, a fermarsi, poi questa è una zona abbastanza problematica per questo e quindi non ci sono parcheggi, sì, sicuramente crea qualche difficoltà. Da quando è successo, oramai più di 1 anno e mezzo fa, è un po' l'attività è scesa, diciamo che c'è un po' meno traffico, che crea un po' di disagio alla viabilità, quindi i clienti tendono a non fermarsi più qua per fare rifornimento. E dall'amministrazione comunale nessuno è intervenuto? Veramente qualcuno è intervenuto, diciamo, quasi subito, però dopo non si è visto più nessuno, poi per diverso tempo non si è visto più nessuno. Una volta che hanno predisposto poi le transenne e il semaforo, poi non si è visto più nessuno. Lo sport, scampato il pericolo di una retrocessione diretta dopo che il CONI ha rigettato il ricorso del Trapani. Tutte le attenzioni del Pescara sono rivolte al doppio playout col Perugia. Si fa sentire la voce del tifo organizzato. In un comunicato i Rangers spronano tutto l'ambiente a compattarsi per centrare la salvezza. Intanto la società ha reso noti i dettagli della procedura di rimborso agli abbonati per le 5 partite giocate a porte chiuse. Vediamo. Il day after della sentenza del CONI che ha rigettato il ricorso del Trapani regala al Pescara un momento di rinnovata fiducia. Le ore che hanno preceduto il verdetto hanno fatto passare per la mente conseguenze di una dolorosissima retrocessione che per ora è evitata ma che andrà conquistata sul campo nelle 2 gare di playout col Perugia. C'è volontà di ricompattarsi di fronte al fondamentale obiettivo da raggiungere. Ieri il presidente Daniele Sebastiani, subito dopo la sentenza, si è recato al Poggio per parlare con i giocatori, comunicare il verdetto, caricare la squadra, lanciare questo messaggio già partito dai nostri microfoni una settimana fa dopo la gara del Bentegodi. Ed è difficile quando ti trovi in questa situazione per gente che magari non è abituata, però siccome ci siamo o tirano fuori i coglioni oppure è giusto che andiamo dove dobbiamo andare. Ma un altro segnale estremamente significativo lo ha lanciato il tifo organizzato con un comunicato diffuso dai Pescara Rangers. Oggi non è il momento di fare processi, inizia così la nota. Oggi non è il momento di chiedere il perché siamo arrivati a questa situazione. Oggi la cosa importante è che possiamo giocarcela, che ancora una volta dipendiamo da noi stessi. E poi l'appello ai giocatori. Dimostrate a Pescara Città di essere degni di essere qui, di essere in questa categoria non per sbaglio, di essere uomini prima di essere giocatori. E infine, a Pescara tutta, alla Pescara sportiva, diciamo che ora è il momento di unirsi. Non si può cercare un colpevole a questa situazione. Se ci stiamo giocando una finale playout, la colpa è di tutti noi. Nulla ci è dovuto, mettiamocelo bene in testa. Tutto quello che di buono abbiamo ottenuto, l'abbiamo ottenuto con costanza e sacrificio. Quindi la salvezza non è il minimo che ci tocchi. Oggi è la nostra Champions League. Con questa iniezione di fiducia i biancazzurri continuano a preparare il match d'andata di lunedì sera allo stadio Adriatico Cornacchia. Le sedute di domani e dopodomani saranno quelle determinanti per capire le scelte di Sottil. In salita le quotazioni di Campagnaro, ma il tecnico di Venaria deve capire se è il caso di impiegarlo dall'inizio oppure se inserirlo in corso d'opera, tenuto conto che c'è una gara di ritorno, che il Toro di Moron non ha mai giocato dopo il lockdown e della fragilità dei suoi muscoli. Ma Campagnaro cercherà di lasciare un'impronta, visto che dopo i playout appenderà gli scarpini al chiodo. Anche in casa Perugia il tifo organizzato si è mosso e i supporters hanno incontrato i giocatori nel ritiro di Cascia per ribadire vis-à-vis il contenuto del comunicato diramato giorni fa e di rispettare la piazza e la gente di Perugia, comportarsi da uomini e professionisti. I prossimi giorni diranno se Massimo Oddo potrà contare su Buonaiuto e Melchiorri, che hanno problemi rispettivamente a caviglia e ginocchio. Intanto la Pescara Calcio stamani ha dato informazioni sulla procedura di rimborso delle quote non godute dagli abbonati per la mancata presenza di pubblico nelle partite contro Juve Stabia, Empoli, Perugia, Frosinone, Livorno. Al link www.rimborso.info della piattaforma List Ticket, accedendo dalle 16 del 13 agosto alle 23.30 del 14
14 settembre sarà possibile richiedere l'emissione di voucher dell'importo dei ratei delle 5 gare. Il voucher avrà validità di 12 mesi dalla data di emissione e potrà essere utilizzato per l'acquisto online e o presso il Pescara Store per servizi di biglietteria. Il voucher potrà essere ceduto a terzi e potrà essere utilizzato in più transazioni fino al raggiungimento del suo valore. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Invece il TG6 torna con la terza edizione, quella delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.